Comodi Mattina del sabato. Buongiorno allora ai nostri ospiti, il vice sindaco che è già venuto questa settimana. Sì, Siamo al bis, al bis. prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, ben ritrovata. E con te c'è il presidente della sezione di Como dell'Associazione Marinai d'Italia, giusto? Associazione nazionale Nazionale Marinai. Marinai. Oh, ma perché? Perché questa cosa? Perché? 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 Allora, intanto sono Qui abbiamo molto anche il simbolo contenta. della Marina Militare, poi da Antonio Fiorito che è qua con noi, ci facciamo raccontare il perché la Marina Militare sbarca sul lago di Como. Per un'iniziativa Ecco. veramente bella, soprattutto rivolta ai più giovani, quindi ai nostri ragazzi delle superiori, per far conoscere proprio l'Accademia della Marina Militare. Esatto, perché Perché? magari cercare di coinvolgere qualcuno, Certo, è un assolutamente, ed è futuro importante, importante brava. anche per ovviamente un cambio generazionale importante e poi anche far conoscere le proprie attività che svolgono giornalmente. Quindi come amministrazione comunale abbiamo gradito l'invito che ci è stato fatto dalla Marina Militare, ma anche dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, appunto per promuovere questa iniziativa sul nostro territorio comunale con le nostre scuole, ma non solo. Dopo vi racconterà meglio il signor Fiorito. Anche attraverso un'informazione sul territorio, più precisamente in piazza Fisac. Ok, perfetto. Questo sì, la prossima lunedì e Lunedì, martedì, giusto, Nicoletta? Fisac lunedì in a piazza Camerlata. Fisac a Camerlata, martedì invece saranno all'Istituto Terragni. Michela, Giuliana, buongiorno, Enrico, i nostri amici che ci Buongiorno, buongiorno. scrivono, ci salutano. Buongiorno, buon sabato a voi. Allora, sbarca sull'Ario la Marina Militare, questo è il titolo, e quindi è proprio così. Allora, no? Come ha detto il vice Antonio. sindaco Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno, grazie di essere qua con noi. E stavo dicendo che proprio l'altra mattina, nei nostri appuntamenti, noi al mattino siamo un po' in giro itineranti, abbiamo visto l'ancora che c'è a Villa Olmo e ho ricordato i Marinai d'Italia. Siete voi, giusto, vero? Certo. Ecco. Allora, adesso cercate qualcuno che venga a darvi una mano. Sì, allora, io La sono il Marina, l'Accademia, insomma. Sì, sono il presidente dell'Associazione Nazionale del Gruppo di Como, Caio Plinio II. E quello che stiamo, che comunque ha già anticipato il vice sindaco, dottoressa Roperto, su iniziativa dell'Ufficio Informazione e Comunicazione della Marina Militare, si sta facendo un'attività istituzionale su tutto il territorio nazionale. Adesso chiaramente si dà un pochettino più di importanza alle città non costiere, cioè dell'entroterra, dove la marina è un po' come la mosca bianca. Bravo, E esatto, proprio così, hai perfettamente ragione, allora, per Antonio. farsi conoscere, stanno facendo un tour. Adesso, per esempio, sono a Verona, stanno facendo un tour e nella giornata di domenica loro arriveranno a Como, dove stazioneranno poi su gentilissima concessione del comando dei Vigili del Fuoco, stazioneranno presso la loro caserma nelle ore serali notturne. Lunedì mattino abbiamo avuto così in ultimo approccio siamo stati, abbiamo avuto l'autorizzazione anche dal setificio e dalle 11 alle 12 il dirigente del setificio ci ha concesso di entrare nelle aule ed interfacciarsi e far conoscere l'iniziativa della Marina Militare agli studenti di quarta e di quinta. Ci sarà un ufficiale dell'Accademia Navale con due cadetti, di cui una ragazza, e loro vestiranno la divisa storica. Ci sarò anch'io perché sono conferenziere per la Marina Militare, dove io presenterò lo staff, diciamo, militare, dopodiché loro Quindi proietteranno praticamente entreranno in classe entreranno in classe e e spiegheranno che c'è cos'è questo, perché è un certo. lavoro importante, giusto? È Allora, una prospettiva di occupazione importante, certo, no. che forse giustamente, dici Antonio, qua a Como non la guardi tutti i giorni, perché insomma la Marina Militare è più una cosa di città di mare, ok, d'accordo, però perché no?
Certo, Lo scopro proprio questo qua. la Marina dà tantissime opportunità, ci sono delle altissime specializzazioni e pertanto poter accedere all'Accademia Navale, che io la chiamo l'Università del Mare, Bravo, esatto, proprio così, bravo. è un orgoglio ed è una meta molto ambita. Ecco, questa è una bellissima opportunità per tanti giovani. Perché no, Ecco. Antonio? L'ufficiale dell'Accademia, oltre ad illustrare quali sono le varie branche di studio, dirà anche quali sono i requisiti per accedervi e le varie modalità. Perfetto. Nella giornata, allora, per ritornare all'appuntamento di Como, abbiamo detto che nella giornata di lunedì, dalle 11 alle 12, saremo presenti al setificio. Il mattino il pullman, ci sarà il pullman didattico che si chiama Centro Informativo Mobile, è un Iveco allestito ad hoc con degli schermi con dei pollici, 42 pollici, dove i visitatori possono vedere le varie simulazioni, anche le simulazioni di navigazione a vela, eccetera, eccetera. Il mattino di lunedì il pullman ci è stato concesso di farlo stazionare nel piazzale della Magistri Cumacini. Ok. Il pomeriggio invece stazionerà su Piazza Fisac, A Camerlata dietro sempre. concessione della direzione di Esselunga. Quindi perfetto, allora ce l'hai lì, fammelo vedere, allora, che possiamo anche mostrarlo alla camera e così dopo, poi verremo lunedì, chiaro, Antonio, a farlo vedere ancora meglio nel Certo. dettaglio. Dimmi Nicoletta, intanto, beh, devo dire, è una bella iniziativa questa. Ecco, Decisamente una bella questo intanto lo iniziativa. faccio vedere, Nicoletta, Prego, questo prego. è il pullman della Marina, bello, beh, un Sì, bellissimo è pullman. veramente molto Beh, bello. molto bello il pullman della Marina Militare che sarà a Como quindi già da domani, e questo è l'interno del pullman, poi ve lo faremo vedere nel dettaglio poi anche nella giornata di lunedì. Bella iniziativa che riguarda intanto tantissime persone che ci stanno guardando. Buona sabato, buona giornata e bella iniziativa, ripeto, che riguarda da vicino i giovani, perché è una prospettiva di occupazione Importante. decisamente, che magari uno non ci pensa, poi magari però andando in classe e spiegando questa prospettiva uno può essere Interessato, interessato, certo, giusto? anche perché comunque il corpo della Marina Militare è un corpo comunque fondamentale per il nostro Stato. È vero che è sempre, si vede spesso nelle città di Sì, mare, più ma nella non città di solo, mare, anche Nicoletta, perché però. poi ho scoperto anche grazie ad Antonio che hanno anche un reparto aeronautico, quindi non è solo marina, navigazione, ma ci sono vari Ecco, è reparti. Imma che ci sta guardando perché noi abbiamo un'interazione importante, no, Antonio? E lo sa, Nicoletta, dice che martedì ha saputo che siete ad Olgiate, Sì, ecco, al poi Terragni. al Terragni. Poi, ecco, Imma, adesso te lo facciamo spiegare. Comunque, sì, è vero, confermiamo che martedì è un tour, quindi lunedì a Como e Sì. poi martedì ad Il tour Olgiate. è proprio anche in tutte le città, le principali città del nord Italia. E Ok. Como quest'anno è tra queste città. Quindi ovviamente siamo molto orgogliosi e contenti che all'interno del nostro territorio possa arrivare la Marina Militare, portare le loro competenze, le loro conoscenze e soprattutto aprire anche a nuovi orizzonti, comunque appunto i nostri ragazzi con questa Ecco, possibilità. tra l'altro mi dice Antonio, mi passa anche il Programma. comunicato ufficiale, il programma. Ciao Imma, un saluto anche a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, vedete, Lucca, Novara, Como, Ferrara, Ascoli e Todi, che non sono propriamente città di mare, diciamo così, No. assolutamente la nostra città di lago, però ecco, poi martedì anche a Dolgiate Comasco, perché anche lì, bello, quindi una bella occasione per i giovani del Terragni, in questo caso di Olgiate, e Del invece setificio e della Setificio e della Magistri Magistri, Cumacini, e poi ecco. per tutti invece il lunedì pomeriggio in Piazza Fisac, Piazza che Fisica, vi allora aspettiamo qui. quindi verrò lunedì Ok, pomeriggio. anch'io. Sì, e se Sì. vieni ormai sei ospite fissa, Grazie. Nicoletta. Antonio, no, dicevo, bella occasione, bella opportunità, e il vice sindaco appunto ci ha spiegato anche il dettaglio operativo di questa bella iniziativa, e che altro c'è da aggiungere? Ma appunto volevo aggiungere che comunque avete già preannunciato voi che martedì Saremo invece già, sarete, sarete. saremo a Dolgiate Comasco e la dottoressa ci ha
ci ha dato questa possibilità di parlare con gli studenti 2 ore addirittura, dalle 9 alle 11 bene. al Terragni, lì entreremo anche lì nelle aule, mentre sul piazzale antistante all'istituto scolastico stazionerà appunto il centro informativo mobile a disposizione di tutti chi volesse visitarlo, studenti, genitori, cittadinanze. Comunque ho parlato anche con il sindaco di Oggetto Comasco, Simone. Simone, al quale ho illustrato l'iniziativa. Ecco, ci sarà anche oggi, te andrete sempre con questo pullman, giusto? Il pullman della Marina Militare, che allora da domani si vedrà in città No, e... no, scusi la rettifica. Domani sera Sì, domani sera arriva il Vigile arriva del Como, Fuoco, però sì. ecco, arriva lì perché nelle ore sarà, perché ha lasciato. Giustamente, giustamente. Arriva proprio al comando dei Vigili del Lunedì, Fuoco. Lunedì, da lunedì, dai. lunedì, lunedì, Allora, lunedì sì. lo vedrete e lo vedremo, vedremo anche noi, perché è una interessantissima opportunità. L'abbiamo presentata quest'oggi, grazie ad Antonio Fiorito, il presidente della sezione di Como dell'Associazione Marinai d'Italia. La sede è ad Albate, vero Antonio? Sì, ad Albate. Ok, perfetto. E al vice sindaco Nicoletta Roberto, Buona che giornata a tutti e ormai è grazie. un parte integrante. Volevo... Prego Antonio, Vai dimmi, Antonio. dimmi. Niente, volevo dire che abbiamo raggiunto anche questo obiettivo grazie alla collaborazione comunque di tutto il gruppo, perché Certo. i nostri soci si affiancheranno in ausilio al personale, all'equipaggio del Pullman. E abbiamo collaborato tutti, dal delegato regionale che è il signor Serritiello e tutti gli altri soci che faranno servizio sia a Como che ad Olgiate Comasco. Perciò un applauso a tutti loro. Grazie, Complimenti. è interessante davvero questa opportunità. Grazie Antonio di essere venuto a trovarmi.